Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del telegiornale di FederPharma Channel. Diamo una rapida occhiata ai titoli di oggi. Dia Day, prorogata fino al 24 novembre la campagna di screening del diabete di FederPharma. Rapinatore di farmacie, condannato a 8 anni di reclusione e riconoscimento del danno morale per FederPharma Roma. Diabete, FederPharma Verona e Guardia di Finanza insieme per la prevenzione. Distribuzione farmaci, Lombardia, 3 milioni di risparmi all'anno grazie all'accordo con le farmacie. La campagna Dia Day, prevista dal 12 al 18 novembre, è stata prorogata fino a sabato 24 novembre per dare modo alle farmacie che hanno ricevuto i kit in ritardo di partecipare all'iniziativa per un numero congruo di giorni. A dare l'annuncio è FederPharma, che invita tutte le farmacie ad effettuare un elevato numero di screening e a fornire ai cittadini consigli e informazioni sul diabete. La campagna è realizzata da FederPharma con il patrocinio di FOFIF, NOMCEO, AMD, SID, UTIFAR, FENAGIFAR, Cittadinanza Attiva. A fine campagna i dati saranno raccolti e analizzati da PromoPharma in un board scientifico reso disponibile per le istituzioni sanitarie. Altra severa sentenza nei confronti di un malvivente accusato di rapine a danno di farmacie. Nell'udienza dello scorso 13 novembre l'imputato è stato condannato ad 8 anni di reclusione e a FederPharma Roma, che nel procedimento si era costituita parte civile, è stato riconosciuto un risarcimento a titolo di danni morali di 1.000 euro, oltre alle spese di giudizio. Ancora un esito processuale importante e significativo, precisa il presidente di FederPharma Roma, Vittorio Contarina. Proprio la costituzione di parte civile ha l'obiettivo di contribuire ad assicurare una sempre maggiore sicurezza alle nostre farmacie, facendo in modo che i responsabili vengano condannati a pene adeguate rispetto ai reati commessi. FederPharma Roma ricorda ai colleghi che è possibile attivare una serie di procedure per la costituzione della parte civile, come l'invio all'associazione da parte della farmacia rapinata di ogni documento trasmesso dal Tribunale. In occasione ieri della giornata mondiale della lotta al diabete, FederPharma Verona ha tenuto un incontro presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza della città con il personale e i familiari sulla prevenzione, diagnosi precoce e cura del diabete. Oltre all'autotest della glicemia, i finanzieri sono stati invitati dal pool di farmacisti di FederPharma Verona a rispondere alle domande del questionario anonimo appositamente studiato per mettere in luce l'eventuale rischio di contrarre il diabete nei prossimi 10 anni. Un percorso iniziato 4 anni fa, quello fra farmacisti e forze dell'ordine, quando facemmo visita al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per dar loro la possibilità di sottoporsi alla valutazione nell'ambito della prevenzione del diabete, ha spiegato Marco Bacchini, presidente di FederPharma Verona e componente del Consiglio Nazionale di FederPharma. Le farmacie rappresentano un partner importante per garantire la continuità assistenziale sul territorio grazie alla loro grande capillarità. Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito all'approvazione in giunta dell'accordo con le farmacie per la distribuzione di farmaci del prontuario ospedale territorio per conto delle ATS e per la fornitura di servizi. La Regione Lombardia si occuperà di dare adeguata informazione ai soggetti idonei sull'opportunità di sottoscrivere accordi con FederPharma Lombardia e Assofarm Confservizi Lombardia per l'erogazione di servizi che riguardano l'aderenza e l'appropriatezza terapeutica, l'esecuzione di test autodiagnostici come i test per glicemia e colesterolo. Gli accordi con FederPharma potrebbero riguardare anche i servizi di telemedicina. Questa era la nostra ultima notizia per oggi, vi diamo appuntamento a domani con una nuova edizione del telegiornale di FederPharma Channel.